L'incompiuta potrà riaprire dal versante dianese presto, tardi, sì, no? Ne andiamo a parlare con il sindaco Giacomo Chiapori. Grazie innanzitutto per averci aperto in via straordinaria i cancelli, per renderci conto di quella che è la situazione. Vediamo ancora la voragine che si era creata con il crollo del muro verso mare, che aveva anche danneggiato l'acquedotto. Si vede molto bene il tubo, come si vedono i cavidotti della corrente elettrica, ma com'è la situazione? Reti ne abbiamo viste tantissime, anche massi impigliati per la verità. Diciamo che vi ho voluto far entrare perché ci sono sempre quelli che parlano senza vedere. Avete visto, il mare ci ha portato via il muraglione, abbiamo in sospeso il tubo addirittura del Roia, che abbiamo messo in sicurezza come i cavi elettrici, e abbiamo messo anche in parte in sicurezza, come avete visto, tutte le reti a monte, dove le abbiamo riaperte, vuotate, chiuse, ne abbiamo messo per altri 400.000 euro nuove. La teoria è quella di sempre, no? Quando sono arrivato a Diano Marina io ho aperto l'incompiuta per i primi 200 metri per farla diventare un parcheggio, perché dei lavori erano già stati fatti dalla precedente amministrazione, ma nessuno, e lo dico alla mia maniera, aveva le palle di aprire, perché nessuno scriveva che era in sicurezza. Io mi sono preso quella rogna, ho aperto la strada, fortunatamente non è successo niente, e così credo che farò ancora in questi ultimi pochi mesi del mio mandato, perché la gente ama passare su questo splendido balcone sul mare Tirreno. Che ecco, però in firme non ce ne mette nessuno, solo il sindaco di Diano deve prendersi la rogna, come dice lei. Continua alla stessa maniera, no? Loro ti mettono, ti fanno i lavori, adesso li abbiamo completati, trasseneremo la parte, quindi poi ci sarà un camminamento di circa 3 metri, metteremo in sicurezza, perché nessuno poi di questi furboni che ogni tanto passano si butti di sotto, e la aprirò. Certamente nessuno mi scrive ok, è tutto a posto, strada sicura, perché purtroppo basta una pioggia di queste ultime che succedono, perché è nato di lì anche il problema, adesso vengono gli acquazzoni, e quindi comunque con le piogge la chiuderò sempre, come faccio, e la lascerò chiusa altri 2 giorni del post pioggia, perché è nel post pioggia che si verificano le frane. È del tutto evidente che è un magone che ho, perché ho cominciato da subito a mettere le mani su quest'opera. Abbiamo mandato delle relazioni al Ministero dell'Ambiente, le abbiamo mandate alla Regione, all'ANAS, che è interessata nella parte alta, perché c'è la via Aurelia lassù, se molla quella poi diventa un problema. Allora tutti assieme dobbiamo ragionare per... Io ho progettato una galleria a giorno senza i pilastri a monte, ma proprio una volta, una, diciamo, specie di tettoia, via, però in cemento armato costa un mucchio di soldi, che puntella la frana, e che se qualche masso parte picchia e va di dietro, non piglia sulla testa nessuno. Ecco, questo è il concetto. Avevamo anche analizzato il fatto di togliere via tutto, mettere i tiranti, e come sopra Monte Carlo, non so se ci siete mai andati. Spruzzare il cemento. Certo, spruzzare il cemento, che rendeva... Non si può, mi dicono. Impatto ambientale, devastante. Impatto ambientale, siamo in un paese dove tutti ce la possono, tutti si raccontano la loro storia, e quindi siamo ridotti in questa maniera. Il vero del vero, e chiudiamo anche con il concetto, è che qui bisognerà spendere effettivamente 13-14 milioni di euro per fare quello che vi ho detto, perché serve anche una scogliera mare con il riempimento, ripascimento del materiale litoide, che possiamo riprendere dei fiumi, perché adesso avete visto il mare comincia, aveva eroso nel tempo, adesso comincia a far partire il muro a basso. Se diventa doppio ragionamento, siamo rovinati. Quindi un bel lavoro che... E ieri ne ho parlato proprio con Totti, con Gian Pedrone, che però questa volta sono stati sinceramente, io dico sinceramente, attaccati al problema, perché qui passa la ciclovia mediterranea, no?
la famosa ciclo pedonale. E noi avevamo fatto con Capacci allora e con Area 24 la progettazione di una ciclo pedonale qua sopra e avevamo interessato i nostri due comuni con 400.000 di qua e 400.000 di là di aggiunta ai 2 milioni e mezzo che c'erano. Risultato, è cambiata l'amministratore di Imperia, il comune di Imperia non ha più fatto la conferenza dei servizi e adesso è tutto in mano alla regione, perché è la regione che progetta la ciclovia mediterranea, così come la chiamano. Allora può darsi che nella progettazione di questo, come detto ieri sia da Gianpedrone che da Totti, nella progettazione di questo miracolo che si chiama Ospedaletti, diciamo così, Andorra e per poi arrivare anche in Toscana. Toscana, ecco, può darsi che allora in un progetto di Recovery Fund, un progetto interessante, il prossimo sindaco, purtroppo che non sarò io, abbia la forza e abbia l'amicizia di tutti gli organi che fino ad oggi non è che ci abbiano dato delle grosse mani, ma fin là ci diano una mano a realizzare questo progetto meraviglioso, perché anche con questa bruttura, camminando e respirando quest'aria di mare che ci siamo messi nell'angolo per non sentirla, ma che ti fa prendere il sole, ti fa abbronzare senza soffrire troppo il caldo, e io credo che questo posto sia unico e che bisogna che lo sappiamo tutti che è unico, perché se non lo sappiamo tutti è finita, insomma.